È fatta così la vita. Persone che si vogliono bene. Una famiglia. Dovresti fermarti un momento. Provarlo. Tu hai ancora tempo. Salve a tutti ragazzi, sono Tommy, se questo è il Tommy, lui è Francesco e siamo qui per parlarvi di un film del 2017 diretto da James Mangold ed è Logan. Io mi scuserò se lo chiamerò Lugan, ma ormai l'ho introiettato partita così così. e così è. Allora, cominciamo col dire che questo film ci è piaciuto tantissimo, almeno a me veramente tanto 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 e lo considero, ora non so bene dove piazzarlo, tra uno dei migliori cinecomics degli ultimi anni, anche perché quelli prima, insomma, cioè degli anni 80 non è che fossero granché, tranne forse Superman e basta. Comunque, vabbè, e di sicuro lo metto probabilmente al primo posto per quanto riguarda i film degli X-Men. Dovrei rivedermi Days of Future Past, però, porca miseria, questo Logan Spacca. spacca. Io sono invece un po' intimorito a dare la mia opinione perché, dato il favore del pubblico, insomma, che segue, non posso che dire che è bello, però effettivamente è È bello. bello. Io non ho seguito la. Hai visto soltanto X-Men 1 e X-Men 2? Però non serve vederli. Se volete andare a vedere Logan e non avete mai visto X-Men, non serve guardarli. Come abbiamo già detto, il regista qui è James Mangold, che aveva già diretto Wolverine l'Immortale, che tutti avevano odiato, cioè Odiato, non era piaciuto per niente. a me non era dispiaciuto, di sicuro meglio di quella cagata di Wolverine le origini, però insomma, a confronto a questo Logan è proprio una merda, insomma, Wolverine l'Immortale. E quindi diciamo bravo James Mangold, che è migliorato tantissimo per quanto riguarda la regia, molto ispirato in questo film, che ricorda un pochino un incrocio tra Mad Max per quanto riguarda gli inseguimenti nella prima parte, e boh, poi vabbè, a me mi ha ricordato molto The Last of Us, però vabbè, per quanto riguarda il genere videoludico. E parliamo un pochino della trama, prego. La trama, siamo nel 2029, quindi proiettati nel futuro, ritroviamo Wolverine, ormai Logan, un essere umano distrutto dall'esistenza, polveroso, stanco, stanco della vita, stanco riguardo i suoi sogni, riguardo le sue prospettive. Un Logan che ha cercato di integrarsi all'interno della società, trovando un lavoro normale come autista, e intanto parallelamente si prende segretamente cura di, dillo tu perché io non lo so, Charles Xavier. Ok, non so se è uno spoiler, però No, lui si vede si nei prende trailer. Si responsabilità. vede nei trailer. Ok, si sta prendendo cura di Charles. Anche in questo caso Charles subisce tutta la gravosità del passaggio del tempo. Difatti eravamo soliti vederlo ingiacchettato, impomatato con la cravatta. E invece adesso ritroviamo un anzianotto disabile che deve necessariamente essere tutelato comunque, no? Avere il sussidio di qualcuno che gli sta a fianco. Indovinate chi è quel qualcuno? Logan. Ovviamente, andando avanti nel film, la situazione cambia perché. Ma perché ride secondo voi? Perché lui era già disabile. lo so, vabbè, non è che non era un Disabile per X-Men. due, Non diciamo. era un X-Men, quindi non è potuto tornare abile. Comunque, nel film ritroviamo poi l'incontro con una bambina molto particolare che, dillo tu, anche in questo caso non so se è spoiler, lui mi fa fare cose bruttissime, mi fa dire cose che non vorrei dire. No, vabbè, diciamo soltanto che incontra questa bambina e dovrà salvarla da dei brutti ceffi. Diciamo che questa è la trama principale. Quindi ci sarà questo road tour, questo continuo scappare da questi tizi che non vi diciamo chi sono, e bla 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 bla. E la cosa che vorrei dire io, che volevo dire da inizio recensione, è che questo road trip, chiamiamolo così, servirà alla bambina per essere salvata dai brutti ceffi, ma servirà anche a Logan per essere salvato da se stesso. E parliamo invece un pochino del cast. Ovviamente qua ritroviamo per l'ultima volta, e io qui piango, Hugh Jackman nei panni di Logan. Ed è stato bravissimo, davvero bravo in quest'ultima interpretazione, probabilmente cioè la migliore. Qui troviamo un Logan stanco, burbero, proprio quasi a pezzi, che non è più cioè che è soltanto l'ombra del Dell'eroe. Wolverine degli X-Men. Veramente bellissimo, veramente una degna conclusione per quanto riguarda il personaggio di Logan, interpretato dal magistrale Hugh Jackman. E poi troviamo il bravissimo
Patrick Stewart, che qui mi ha veramente colpito qua dentro il cuore, anche Hugh Jackman ovviamente, però lui tantissimo, e anche qui ovviamente interpreta il professor Xavier, ma lo troviamo, cioè abbiamo un professor Xavier cambiato, non è più il Chuck Xavier in tiro, con la cravattina, sempre elegante, troviamo un Chuck Xavier anche lui consumato dagli anni, preda ovviamente alle malattie della mente, insomma, per non andare a fare spoiler, e quindi è soltanto un vecchietto di 90 anni, ed è... cioè, è molto divertente, molto bravo, però mi mette un senso di nostalgia e malinconia proprio terribile, cioè i brividi... Io amo quell'attore. È veramente molto bravo Patrick Stewart. E poi troviamo Daphne Keane, una esordiente che qui interpreta Laura... Una mini attrice, che qui interpreta Laura o X-23 ed è stata davvero brava. E praticamente con solo questo film è riuscita a creare una degna caratterizzazione del personaggio appunto a Laura. E è anche stupendo il rapporto tra lei e Wolverine durante il film, veramente bellissimo. Poi riesce comunque a trasmettere quel lato aggressivo della bestia come Wolverine un tempo. E niente, complimenti, brava. E poi abbiamo Boyd Holbrook, che qui interpreta Donald Pierce, il cattivone, un po' mezzo cacciatore dell'Italia di questa organizzazione, che avevamo già visto in Narcos, che faceva Murphy, l'agente Murphy, e anche, vabbè, in Morgan. Anche in questo caso un attore bellissimo, bravissimo, capacissimo. E col dente d'oro. Col dente d'oro in questo film. E poi abbiamo Steven Merchant che interpreta Calibano, che è un personaggio abbastanza simpatico, ovvero questo mutante che riesce a... A me non stava simpatico comunque. Beh, era carino. Vabbè. Questo mutante albino che riesce a fiutare i mutanti, cioè riesce a capire dove sono, insomma. Allora, visivamente, come abbiamo detto anche prima, è una madonna. Nel senso, la regia è perfetta, bellissima. La fotografia anche, con questo filtro molto arido, secco, con questi colori desaturati, molto bello, che appunto mi ha ricordato un incrocio tra Mad Max quando sono a El Paso e dopo nelle foreste del North Dakota, per quanto riguarda The Last of Us. E anche per quanto riguarda i combattimenti, sono sempre chiari e molto animaleschi, non sono tutti bellini, carini, tutti rinfiorettati, insomma, come in molti film dei supereroi, ma sono brutali e animaleschi. Quindi, se prendiamo i due passati film di Wolverine, ovvero Wolverine le origini, ovvero un film brutto e tamarro all'inverosibile, mamma mia la merda, e Wolverine l'immortale, non tutto questo schifo, ma che si contraddiceva molto spesso durante la pellicola, questo film è perfetto. Difatti consigliamo di non basarvi sugli ultimi due film per scegliere se andare a vedere o meno Logan. Andate pure se avete ritenuto delle grandi cagate gli ultimi due. Io parlo da persona che ha visto questo film disconnesso, cioè per me questo è un film che inizia e finisce lì, senza stare troppo a essermi legato ai personaggi perché non sono fan della serie, e posso dire che è un film perfetto dall'inizio alla fine, perché è un film dove c'è tutto fondamentalmente, e quindi diventa automaticamente un film che va bene per me, ma anche per tutte le persone che hanno seguito la serie, e sono contentissimo di questo finale. Perché sono contentissimo? Perché è un finale che per le persone come me che vedono solo quel film è perfetto. È perfetto, c'è un finale ponderato, intelligente, che tira dentro anche le emozioni, e mi è piaciuto. Per chi invece ha visto tutta la serie, possiamo dire che questo finale è il perfetto coronamento di anni e anni e anni di serie X-Men. E di questa cosa sono stato contentissimo, finalmente qualcosa che mette d'accordo un po' tutti. Esatto, quindi un bellissimo film questo Logan, molto realistico, triste, malinconico, nostalgico, crudo e violento. Assolutamente. Parliamo un pochino della violenza, porca miseria quanta violenza c'è in questa. E io l'apprezzo molto. Probabilmente c'è stato questo sblocco da parte... Cioè, ci stai dicendo, Tomsic, che apprezzi la violenza? Nei film mi piace vedere squartamenti. Lo poi dal vivo, se vedo probabilmente un uomo che gli taglia una testa, probabilmente sbocco l'anima, però nei film... Sai che quello che vediamo nei film, in base a quello che ci piace o meno, è un'estensione del nostro inconscio? Ai ai ai, allora sono... Devo iniziare a preoccuparmi! Sono ancora io, è tornato! Raga, ho fatto un volo della mano, ho fatto malissimo! Prego! Prego!
Mi sa che non sono un X-Men. No. E quindi si diceva la violenza che qua è pregna, quindi la Fox ha detto: vai, andateci sotto col sangue. Questa violenza si era anche già vista in Deadpool, però era molto più divertente e cacciorna, mentre qui invece si sente la sofferenza degli arti che saltano e tutto, quindi si sente proprio il dolore da parte dei... Poi dall'inizio alla fine, All'inizio alla fine. Si parte dalla violenza e si finisce con una violenza. E proprio questa violenza, che dicevamo parte dall'inizio fino alla fine del film, denota anche un grande stacco con tutta quella che è la cultura dei cinecomics, e un grande stacco è dato anche dalla presenza di questi test in stile anni 70, dalla comparsa dei test in stile anni 70 che ci proiettano in un film apparentemente slegato da quello che è il filone X-Men. Io dalla prima scena avevo già la bocca aperta. Comunque, sottolineiamo pure che la violenza non è disturbante. No, non è una... cioè non è splatter. Non è splatter, è una violenza che ci sta bene. Dunque andate a vederlo, bimbi, crescete bene. Bimbi, insomma, infatti è anche reiterato questo, cioè reiter 14 anni mi sembra, se non sbaglio. Perché reiterato vuol dire protratto. Sì, infatti detto reiterato, no, ok, questo non va bene. E parliamo un pochino di questo ritmo, ritmo perfetto secondo me, perché intervalla scene d'azione, come abbiamo già detto, perfette, animalesche, feroci, a... tempi in cui i personaggi si riposano, perché questo film trasmette proprio questo, cioè dopo un combattimento il personaggio è distrutto, si deve riposare, deve prendersi i propri tempi, e quindi c'è questo cioè è come se il film fosse proprio un corpo che dopo una grande, che ne so, battaglia si deve riposare e deve ricarburare le proprie parti, Infatti ci sono anche delle scene in cui mi veniva voglia di entrare dentro il film e dire: dormi, Logan, dormi, guido io, cioè dormi, riposati. E quando poi riposa è tipo un coma, tipo di qualche giorno, proprio perché questo senso di stanchezza, perché non dorme. Però è stato fatto anche apposta, l'hanno sottolineato di sicuro anche con diverse battute, quando lo stesso Patrick, no? Dice: dobbiamo riposare. Dobbiamo riposare, cazzo. Io ho 90 anni, lei 10, sono 2 giorni che non dormiamo, forza. Allora, quindi il ritmo è bellissimo, veramente perfetto. Sì. E quindi un film bellissimo, triste, malinconico e nostalgico, molto nostalgico. Infatti io durante la visione ero tristissimo. E anche quando è finito il film sono tipo tornato a casa che tipo ero così. Ero in macchina tipo... con la lacrimuccia meroliana. Sì, ero... con gli occhi ancora, oddio, cioè no, cioè, durante tutto il film, cioè è iniziato, è finito, tipo altro che Manchester by the Sea. Shh. E parliamo invece un pochino delle tematiche che sono presenti nel film, che sono davvero molte, e il primo tema è quello dell'omicidio, ovvero dell'uccidere una persona, sia nel bene che nel male. È visto sempre comunque come una maledizione e come un marchio negativo che perseguita sempre comunque il personaggio. In questo caso lo dice sempre Logan e cerca di spiegare questo concetto a Laura. È davvero stupendo. E infatti questo tema si rivede anche nel film che Xavier guarda a un certo punto nel film, di questo western, ovvero Il Cavaliere della Valle Solitaria, dove appunto il protagonista del film spiega al... a questo bambino che cos'è l'uccidere una persona, insomma, che è vista proprio come una cosa negativa che ti affliggerà per sempre. Ed anche il tema della quotidianità mi sembra giusto tirare in ballo, perché per la prima volta vediamo sia come i personaggi che provengono da questo mondo metafisico si relazionano con un vicino di casa, come vanno a cena, come, non lo so, come dormono, come diceva Tom Sick prima, la loro stanchezza, il loro rapporto magari con i più piccoli, con i bambini, con la vita di tutti i giorni, e fino a raggiungere l'apice. Credo che questa situazione si possa racchiudere nella frase di Xavier quando dice una cosa fantastica, cioè mi ha fatto emozionare. I brividi, sì. Dice: questo è il senso fondamentalmente della vita, una casa, persone che ti amano e via così. Questa è la notte più magica che ho vissuto da tanto, tanto, tanto tempo. Quindi la quotidianità vista come straordinarietà, no? Esatto. Infatti queste due frasi sono state pronunciate da due attori che si vogliono molto bene, ovvero Patrick Stewart, ovvero Xavier, e Ian McKellen, ovvero
Magneto o Gandalf, che nell'Hobbit, un viaggio inaspettato, spiega a Galadriel il fatto della quotidianità, del, ovvero è anche i semplici atti della gente comune, insomma, che tengono a bada l'oscurità. Semplici atti di gentilezza e amore. Perché Bilbo Baggins? Forse perché io ho paura e lui mi dà coraggio. Scusami, mi è partito Lian. Poi bellissimo anche il rapporto tra Logan e Xavier, davvero bello perché sentiamo c'è ancora questo legame di amicizia di due persone stanche della vita e che quindi si battibeccano molto spesso, insomma, e però prima dell'avvento di Laura cercano di costruire una vita insieme dei pochi giorni che rimangono, insomma, ai personaggi, quindi cercare di costruire una come abbiamo già detto prima, una vita quotidiana, insomma, per quanto riguarda la vita anche che rimane. Questa lotta contro il tempo, perché c'è sempre questo, per tutto il film, questo senso latente che di morte, cioè la morte sta per arrivare, goditi gli ultimi giorni, dai il meglio in questi ultimi giorni, è un po' la sensazione che accompagna lo spettatore per tutto il film, sì. Quindi stai, oddio, che succede adesso? Cioè, ogni volta può essere la fine di un personaggio, ogni volta può essere un buon momento per lasciare un testamento spirituale o via dicendo. E difatti, proprio in base a questo principio, vediamo Logan da grande Wolverine a persona che asseconda tutte le uscite di una bambina di 10 anni. Infatti, bellissimo anche il rapporto tra Laura e Wolverine, questo rapporto un po' paterno, cioè al limite, cioè cerca di essere paterno però prendendo, diciamo, il carattere di Wolverine, quindi burbero, sempre burbero, che si incazza, sfascia tutto, quindi però bellissimo davvero il rapporto tra questi due personaggi, che è molto, anche lì, molto ferale, diciamo, come comportamento. Ma parliamo anche della musica e dell'apporto musicale del film, importantissimo. È bellissima la colonna sonora, veramente bella, bella, bella. E poi, scusatemi, alla fine, intervento finale, alla fine del film, canzone Johnny Cash, The Man Comes Around. Scherziamo? Brividi, veramente. Parliamo un attimo delle cose che ci hanno fatto storcere il naso. Mi sembra giusto. Per quanto mi riguarda, il coso del che cosa è successo, ovvero, cioè, come siamo arrivati a qui, a questo film. Viene spiegato, ma in modo forse un po' frettoloso, visto anche gli avvenimenti che erano successi nei precedenti X-Men, visto che avevano fatto un casino con la timeline, quindi non sapevano dove cazzo metterci le mani e non sapevano probabilmente anche che film ci sarebbero stati dopo questo Logan. Quindi hanno cercato di spiegare, ma di non spiegare. E questo mi ha fatto un po' storcere il naso, anche perché mi aveva ricordato Star Wars Episodio 7 per quanto riguarda appunto questo spiego ma non spiego. Ovviamente per me questo non è un punto negativo, perché non avendo visti gli altri non ho notato alcun tipo di buco nella sequenza temporale dei vari film, però una cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso è una grande separazione. Allora, il film si divide fondamentalmente in tre parti. La prima parte ritroviamo un inserimento, no? una presentazione del nuovo personaggio, quindi il nuovo Logan, che cosa stai facendo. La seconda parte, molto poetica, tutti i rapporti tra i personaggi, come abbiamo spiegato. Terza e ultima parte è quella che per i miei gusti mi ha fatto un pochettino storcere il naso, perché si passa da una parte poetica a una parte estremamente violenta, ma di quella violenza un po' surreale, quindi persone che saltano, macchine che si alzano, come ci si aspetta ovviamente da un film del genere. Quindi non sto dicendo che a tutti fa storcere il naso, personalmente non mi piace quando i film prendono, insomma, questa piega di cose soprannaturali. Giustamente voi mi dite allora che cosa sei andato a fare a vederlo, però questo è una mia... Però come abbiamo anche detto, questo film si discosta molto dal genere cinecomics e ricorda più, che ne so, un film come lo chiamavano G-Robot. Sì, ok, supereroi, ma non troppo, cioè ci teniamo saldi comunque abbastanza al realismo. Ricaratterizzati, un po' che si discostano dal canone tradizionale. E questo è quello che ha fatto un po' storcere il naso a me, l'ultima parte di combattimenti soprannaturali, ecco. Perfetto, quindi finisce qui la sezione non spoiler, quindi ora vi diciamo i nostri voti, prego. No, parti tu, che a me... Parto io? Allora, io do un bel 9. Ah, perché? Perché... Mi ha messo veramente tanto amore questo film. Cioè, tanto amore. Tanto amore, ma anche tanta tristezza. Però davvero è un film veramente della Madonna, che consiglio a tutti, amanti e non dei cinecomics. Veramente un bel film.
Io gli do 8.5 perché è un film bellissimo, è stupendo. L'ultima parte, bella, ma per quella problematica che vi ho detto, me l'ha fatto un pochettino scendere, però 8.5 ci sta tutto. Film bellissimo, andate a vederlo. Perfetto, quindi ora noi faremo un po' di spoiler. Sì, quindi è necessario anche per chi l'ha visto, dobbiamo capire delle cose, dobbiamo un attimo parlare. Così magari se ce lo scrivete sotto nei commenti, insomma, ci fa piacere, insomma. Quindi, se non avete ancora visto il film, andatelo a vedere, mi raccomando, andateci. E niente, gli spoilers iniziano tra 3, 2, 1, che l'ho fatta al contrario, boom. In primis, ragazzi, ma di che cazzo è malato Logan? Cioè, ho capito che sta perdendo i poteri, ho capito che sì, sta invecchiando, si sta de-X-menando, ma che, qual è il problema? Cosa? Sì, diciamo che non viene spiegato, se non sbaglio, poi magari abbiamo perso un dettaglio. Infatti ditecelo, durante... magari non nei commenti pubblici, se no... Magari scriveteci spoiler e poi dopo scrivete, insomma. Però in effetti, per quanto ci riguarda, non è stato spiegato. O veramente non viene spiegato e quindi, ok, lo prendiamo così. Ovvero, Wolverine è malato e sta perdendo il potere della, diciamo, del potere rigenerante. E quindi non si sa perché. Io ho avuto un po' di... cioè ho un po' pensato a che cosa potrebbe essere, ovvero magari l'adamantio per quanto comunque nel suo corpo, quindi probabilmente magari un rigetto del metallo all'interno del suo corpo, come succede molto spesso a quelli che sono nati in guerra, che c'è magari ancora la pallottola, il piombo. Tu dici, cioè perdendo i suoi poteri di X-Men si va a intossicare con l'adamantio che è in corpo? Sì, o anche semplicemente si sta intossicando con l'adamantio, oppure magari è semplicemente malato. No, oppure... perché io da persona così che è andata a vedere il film, io ci ho visto un uomo che stava morendo di cancro, perché alla fine il quadro quello è alcolizzato, solo, che sta badando a un anziano, ha fatto una vita... di merda, perché se sei X-Men devi morire X-Men, cioè invece lui tutte le botte, i cappelli, tutte le cose che ha fatto, poi perdendo i poteri. Io ho visto un uomo malato di cancro, questa cosa poi si va a reiterare per tutto il film. Difatti, non so se ci avete fatto caso, quando lui parla alla bambina che la deve portare in North Dakota, gli dice è un viaggio lungo, non so se ce la facciamo, cioè se facciamo in tempo, cioè dà proprio questa condizione di non so se ce la faccio. Quindi io ci ho visto un uomo malato di cancro, però boh. Bellissima anche la prima scena dove appunto il film fa subito capire che questo non è un film di X-Men, quindi voi nerd cioè amanti dei cinecomics, andate via, questo è un film di Logan ma crudo e cattivo. E quindi rompe subito la violenza, si vede subito un Wolverine stanco, malato, distrutto, che non, cioè che è soltanto praticamente l'ombra dello Wolverine passato. E quindi niente, uno praticamente all'inizio film è già subito destabilizzato, insomma. Mi ha messo infatti anche tantissima tristezza vedere Charles Xavier in queste condizioni, quindi con queste crisi, che non si capisce se è Alzheimer o che malattia della mente, però comunque ha queste crisi che praticamente fanno impazzire praticamente tutte le persone che sono attorno a lui in un determinato luogo. E infatti lui praticamente ha causato la morte di molte persone in un dato luogo che non mi ricordo dove, in passato, e ha ucciso probabilmente anche molti X-Men in quel dato evento. La scena quella dell'albergo mi stava dando molto fastidio, quando scoppia il... Dando noi anche a te, stai impazzendo anche... No, dicevo, ti stava dando noi al cervello. Sì, infatti dicevo, dai che se mo impazzisco pure io, non vedo l'ora che arrivassi a fargli la puntura. E quindi niente, troviamo un Charles Xavier cambiato, non più sempre in gingheri, e niente, mi ha colpito molto, insomma, questo fatto. E mi è dispiaciuto tantissimo vederlo morire, insomma, davvero tanto. Un'altra particolarità molto simpatica è che Laura legge i fumetti degli X-Men. Ovviamente una particolarità che poteva finire malissimo, perché Logan a momenti nemmeno l'accompagna in North Dakota, dato che crede che sia tutta una messa in scena dell'infermiera che aveva inventato questa storia di sana pianta presa dai fumetti. Però vabbè, a parte questo, mi ha fatto molto ridere rivedere la storia degli X-Men sui fumetti della ragazzina. Come abbiamo già detto prima, bellissimo il rapporto tra Logan e Laura, molto bello, molto paterno, insomma, questo rapporto. Infatti comunque scopriamo che lei è la figlia di Logan, anche se è comunque stata creata in laboratorio, però in lei c'è il DNA di Logan. Poi è molto carino quando Logan incontra questi ragazzini, appunto questi X-Men OGM, diciamo, ovvero creati in laboratorio, e lì, non lo so, si sente come, cioè,
come se fosse un po' a casa, come se fosse creato un'altra scuola per giovani dotati, diciamo, un altro X-Men o GM, diciamo, molto simpatico. E poi ancora, andiamo avanti. Parliamo un pochino invece del clone di Wolverine, yes, che è stato creato appunto dal dottor, non mi ricordo come cazzo si chiama, insomma, vabbè. Dal dottore. Dal dottore malefico dell'organizzazione. E sono molto fighi gli scontri fra Logan e appunto il suo clone. E infatti alla fine Logan viene ucciso da se stesso. E non poteva essere altrimenti. Perché comunque proprio... Logan è Logan, nessuno può ucciderlo. E infatti l'unico che può ucciderlo è Logan stesso. E difatti, visto che lui negli altri film ha mandato avanti l'idea che si voleva uccidere, finalmente si è ucciso. Si è ucciso, è veramente in modo più poetico, in modo più sublime, però quella è la caratteristica. E dall'entrata in scena del suo clone si passa a quella che abbiamo definito terza fase del film, che è quella un po' più attiva, un po' più violenta, se vogliamo, no? Nonostante poi ci siano anche dei momenti di grande calma, ma questo è sempre la metrica di cui ci parlava prima Tomsic, ovvero ha un grande combattimento, segue anche un grande riposo. E questo perché viene sottolineato il fatto che il personaggio sta diventando umano e ha bisogno di riposo. E quindi alla fine Logan muore. Yes. Pianto tantissimo. Vabbè, ero tristissimo. Comunque, bella anche la scena dove comunque il clone lo prende e lo trafigge sul tronco, insomma. E niente, quindi alla fine Logan ha quello che voleva da tanto tempo, ovvero sentire cosa si provava durante la morte. Insomma. Durante la morte, il momento della sepoltura, un momento molto particolare. Molto commovente. La bimba usa come discorso funebre proprio le parole sentite nel film di Charles, che guardava Charles in televisione. Guardava Charles all'hotel, non so se ci avete fatto caso. E poi ovviamente stanno andando via, torna dietro, lei ha un ripensamento per girare la croce e metterla come X. Nella sezione spoiler vorrei dire pure una cosa che mi ha fatto storcere il naso, però non potevo dirla prima, ovvero quando precisamente Logan può morire, perché in questo processo di transizione nel film lui le prende delle belle patoste che a mio avviso, se fosse stato un essere umano all'interno del film, già sarebbe morto almeno a metà film. Quindi forse tutto lo svolgimento della pellicola proprio parla di questa transizione, ora non lo so. Vabbè, diciamo che è stato proprio un crescendo di gente che lo martellava alla fine, cioè nel senso si è trovato un tronco praticamente nel corpo, insomma. E è finito miseramente così. E quindi niente, sì, davvero commovente quando appunto lei legge il discorso e quando mette al posto della croce la X, perché comunque si sa, Wolverine se ne fregava comunque della religione, quindi del Cristo, ma era sempre molto legato agli X-Men. E quindi è anche, cioè alla fine Wolverine era l'X-Men, perché se prendiamo il Wolverine fuori dall'X-Men è sempre questo personaggio triste e triste. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa recensione, questa video recensione. Tomsic si asciuga le lacrime e sottolineiamo ancora una volta un film da bellissimo, andare a vedere, ma se state vedendo la parte spoiler spero che già l'abbiate già visto. E quindi non ci resta altro che sperare in voi, fammi ripetere questa cosa, di dirci secondo voi di che cosa è malato e soprattutto se magari a Tomsic, perché io non li ho visto, è sfuggito qualcosa nei film precedenti. Sì, magari io non mi ricordo che ne so, un particolare che magari aveva una pallottola da davanti nel corpo, che ne so, vabbè. Comunque, niente, ci si vede alla prossima con una nuova video recensione. Ciao a tutti! Ciao! E anche questa. Aspetta, dobbiamo dire... Giusto, è vero. Volevamo dire, noi stavamo pensando, visto che ci piace molto guardare film, guardare, andare al cinema, ma anche no, quindi guardare film in generale, ci piacerebbe portare anche delle video recensioni di film più vecchi, che a nostro avviso meritano, però ovviamente eravamo sempre titubanti, perché se portiamo la recensione di un film vecchio di 8 anni probabilmente no, ma d'altronde poi abbiamo pensato, l'arte è immortale, c'è qualcuno che magari dei film non li ha visti, perché non provare a fare questa cosa? Quindi stavamo pensando di partire una volta a settimana con almeno una recensione di un film vecchio, non togliamo quella nuova, semplicemente la andiamo aggiungere. Cioè vecchio comunque, cioè si dice che non è più al cinema, quindi cioè si va, che ne so, da
che cazzo è uscito? Ce ne sono Animali Notturni, che è uscito da poco in un video. Vabbè, Animali Notturni la porteremo sicuramente perché merita. Però un discorso del genere, che ne pensate? Potrebbe piacere? Anche in questo caso fatecelo sapere nei commenti e speriamo che sia un'idea che possa essere accolta da tutti voi. Ancora una volta vi abbiamo già salutato, alla prossima, vi vogliamo bene, ciao a tutti.